bravi! Complimenti, scusami, ma... Grazie. Ma l'orchestra dov'è? Perché sento vari strumenti. Senti vari strumenti, ma siamo noi che li controlliamo con questo flauto digitale 2.0. Cioè, sì. Tu con questo flauto riesci a riprodurre... Esattamente. Tutti gli strumenti? Noi con questo possiamo collegarci a un'app che abbiamo costruito noi, che permette di suonare tantissimi strumenti, non solamente a fiato, e partendo dal flauto dolce che tutti conosciamo, che probabilmente sai suonare anche te o magari ti ricordi qualcosa. Certo, a scuola. L'idea è venuta in mente in maniera un po', diciamo, rocambolesca, nel senso che ho ritrovato il mio vecchio flauto delle medie a casa di mia mamma e ho pensato, perché non digitalizzare questo oggetto? Quello che abbiamo fatto è stato costruire intorno a un flauto vero, perché adesso togliendo questo suona come il classico flautino da scuola, insomma. Ok. Ma abbiamo messo un cuore elettronico dentro. Praticamente soffiando riesci comunque sia ad emettere attraverso questa tecnologia. Esatto. Qualsiasi, cioè, non so, il pianoforte. Allora, noi possiamo suonare qualsiasi cosa. Qualsiasi te adesso cosa. Hai sentito un quartetto d'archi abbiamo fatto. Esatto. Ma in realtà ci possiamo spingere molto più in là. Qualche suono. Questo è il violoncello. Che meraviglia! Oppure qualche suono più percussivo, ad esempio possiamo suonare anche la batteria, chitarra elettrica. Pazzesco. L'organo. Senti, però a questo punto chiudiamo in bellezza, anzi chiudiamo in musica. Certo. Eh?